Questo programma è offerto da la nostra programmazione qui a Controfuga, incollatevi letteralmente ai vostri teleschermi perché puntata speciale con ospiti appunto d'eccezione. Prosegue il cammino delle nostre nazionali agli europei in Olanda, entrambe sono qualificate quarti di finale, sia Settebello che Setterosa, dove sfideranno rispettivamente la Germania domani il Settebello, mentre stasera il Setterosa sfiderà l'ex CT Mauro Maugeri, CT appunto dell'Olanda. Prima di presentare i nostri ospiti però voglio salutare la mia compagna di viaggio, Veronica Maria. Ciao Veronica! Ciao Gianluca, buonasera a te, come al solito saluto sempre i nostri amici telespettatori nazionali che, come hai detto tu, accedono al turno successivo nei campionati europei, ma entra nel vivo anche la Coppa Italia, con le prime 6 squadre qualificate alla seconda fase, in attesa di vedere le ultime 2. Ed inoltre seconda giornata sia in B maschile che in A2 femminile, ma analizzeremo tutto come sempre con i nostri ospiti qui in studio. E allora andiamo a presentarli, comincio da colui che ho più vicino, quando ascoltiamo il suo cognome praticamente è inevitabile non pensare alla pallanuoto, una famiglia di pallanuotisti, una famiglia che ha dato lustro alla grande waterpolo italiana. Con la Callofina del Posillipo ha vinto 2 scudetti nell'88 e nell'89, vittoria della Coppa delle Coppe nell'87, adesso siede sulla panchina della sua Rarinantes Napoli. Buonasera a Elio Martini. Buonasera. Ed è uno dei centroboa più forti di tutti i tempi, 202 centimetri di grande talento, 4 scudetti, 3 coppe dei campioni, un argento mondiale, un oro europeo, un bronzo olimpico, il drago di Curti, giocatore della Carpisa Yamamà e Acquachiara. Buonasera Fabio, ben ci venga. Buonasera a voi. Bene Gianluca, questi sono i nostri ospiti qui oggi in studio, andiamo avanti con la nostra trasmissione. E allora, girone di qualificazione terminato, accedono ai quarti le nostre nazionali ed insieme andiamo a vedere cosa è successo ieri tra il Settebello di Campania e la Grecia. L'Italia batte la Grecia 10-7 e chiude al secondo posto il girone di qualificazione di questi Europei 2012. Ai quarti ce la vedremo contro la Germania di Hagen Sam, che poche settimane fa ci ha sconfitto nella Volvo Cup in preparazione dei campionati europei, ma che abbiamo già battuto sia ai mondiali di Shanghai che ai quarti di finale negli Europei di Zagabria del 2010. Grecia che parte subito all'arrembaggio portandosi sul 2-0 con la doppietta di Intoskas. Bastano pochi minuti all'Italia per trovare il pareggio con Fiorentini e Giorgetti su rigore. Teodoropoulos riporta in vantaggio i suoi, ma l'Italia prima ciuffa nuovamente il pareggio con una bordata di Gallo, si porta sul +1 con la gran rete di Remi da Felugo ed infine allunga le distanze con Superman Figlioli. Miralis prova a riportare su in carreggiata, ma l'Italia ingrana la marcia giusta distaccando nuovamente gli avversari. Gallo trova sul palo in superiorità la penna che a 2 passi mette dentro, poi a Icardi porta sul +3 l'Italia mettendo in porta un gran passaggio di Felugo 2 metri. Quando sembrava già tutto finito, gli ellenici, che per la prima volta sfidavano in competizione internazionale ufficiale il loro ex CT Campania, riaprono i giochi con Toskas e Miralis. Ancora Figlioli spara un bolide nella porta greca trovando il nuovo allungo, poi Giorgetti fa nuovamente +3 sul rigore. A nulla serve la rete di Miralis nel finale. C'è gloria anche per Presciutti, che viene iscritto nel tabellino dei marcatori con una rete fantastica ad un secondo dalla fine. Italia che vince e convince battendo una formazione ostica come la Grecia. Ed Hagen Sam inizia già ad infiammare i quarti con alcune dichiarazioni fatte per innervosire i gladiatori azzurri. Toccherà ancora una volta loro mostrare il game over ai giganti tedeschi. E allora eccoci rientrati in studio. Fabio, non sarebbe stata una passeggiata, lo sapevamo, contro la Grecia, e così è stato. Sicuro,
Sicuramente è stata una partita difficile, ma non solo sotto il profilo fisico, ma soprattutto su quello mentale. Mano a mano, a parte poi la prima partita contro l'Ungheria, che è andata come è andata, stanno acquisendo sicuramente maggiore consapevolezza dei loro mezzi e quindi maggiore fiducia. Ora si aspetta sicuramente una partita contro la Germania, che ha una difficoltà enorme, visto il lavoro che sta svolgendo la Germania. Sta facendo molto molto bene, secondo me al momento sono al 50% di possibilità entrambe le squadre. Elias, nella partita di ieri tra Italia e Grecia, chi è stato l'uomo fondamentale, chi ti è piaciuto di più? Ma a me non piace dirmi per quanto riguarda il singolo, devo dire la verità che l'Italia come collettivo ha espresso veramente delle eccellenze. Io mi rammarico dell'assenza di Tempesti. Il giro dell'Italia è stato abbastanza semplice, soprattutto se vogliamo paragonarlo a quell'altro, il girone della morte praticamente. Quindi ora che andiamo nelle partite più calde, quelle dove comunque non ci sono altri risultati se non la vittoria, insomma mi rammarico un po' della sua assenza. Ecco, però Fabio, tu hai giocato tantissime volte contro la nazionale tedesca, qual è il loro punto di forza? Sappiamo una nazionale che nuota tanto ed è molto molto fisica. Hai detto benissimo, in effetti le due caratteristiche della Germania, che sono queste ormai da 20 anni a questa parte, il fatto di essere una squadra molto fisica, mettono il loro gioco proprio sotto l'aspetto fisico, cercano di rompere l'avversario proprio con, non a livello di botte, ma sicuramente con un'aggressività di un certo livello, e poi sono anche loro un ottimo gruppo, vanno avanti per la loro strada, si è visto appunto l'esploit contro la Spagna e soprattutto contro la Croazia. Però Hagelsmann, CT della nazionale tedesca, ha già iniziato ad infuocare questo pre-gara, perché ha dichiarato che la Germania, un po' stuzzicando il CT Campagna e noi tifosi dell'Italia, la Germania avrebbe vinto sicuramente la sfida perché tra i pali dell'Italia non c'è Tempesti. E poi, detto tra di noi, ieri Pastorino ha fatto una grande, grande partita. Ma voglio dire, gli italiani sono duri a morire, penso che nessuna nazionale al mondo comunque voglia giocare un quarto di finale con la nazionale italiana, quindi penso che gli daremo filo da torcere. Fabio, tu che sei un grande centroboa, chi ti sta colpendo al tuo pari come centroboa, non solo nei campionati europei, nei campionati in generale? A parte comunque Aicardi, che sicuramente ha un valore aggiunto rispetto agli altri, a me piace tantissimo Baraldi, l'ho sempre detto, e fino a quando insomma giocherà a questi livelli lo dirò sempre, è sicuramente uno che come struttura fisica è sicuramente ben posizionato su quello che è praticamente il ruolo di centroboa. Fa benissimo anche il buon, aiutatemi, il secondo della nazionale, la penna. Federico, che comunque è giovane, comunque sta facendo tanta esperienza con la Prorecco, e quindi in ordine appunto io direi così: Aicardi, Baraldi, La Penna. Ecco, però clamorosa eliminazione Elios della Croazia, perché siamo abituati sempre a vedere la squadra di Rudic tra le semifinaliste o le finaliste. Non ha vinto ieri la Croazia, però tra l'altro serviva anche la vittoria della Serbia sul Montenegro, Serbia che forse non ha espresso, magari cercando di estromettere volontariamente la Croazia dai giochi, non ha espresso la propria palla a nuoto, sicura comunque del risultato. Beh, questi sono giochi che a tavolino praticamente si fanno. Io sono convinto che la Serbia sotto sotto un pochettino ci abbia goduto nel far vincere il Montenegro. D'altro canto, voglio dire, una partita che non aveva senso per la Serbia, rischiando comunque infortuni, squalifiche, perché già era matematicamente prima del girone e quindi ci sta tutto il risultato. Anche tra l'altro perché quella tra Serbia e Croazia è stata una vera e propria battaglia. Prima parlavamo di Stefan Tempesti e bisogna dire...